Ed ecco voi, dopo varie peripezie, ho acquistato un Music Angel XD800 MK3, quindi la versione Mark III dell'XD800, che monta 4 KT88. È veramente un macigno, pesa una ventina di chili. È un amplificatore che è abbastanza datato, è in ottimo stato, da quello che vedo all'interno è originale. Diciamo che possiamo notare a destra tutta quanta la parte alimentazione e taratura del BIAS. Qui al centro abbiamo il circuito stampato della preamplificazione. Ho notato che ci sono due trasformatori di alimentazione, quindi è stato concepito come dual mono. E le valvole a livello di filamento sono alimentate separatamente da un trasformatore e dall'altro, per un canale e per l'altro. Quindi c'è una separazione completa, anche per quello che riguarda l'alimentazione dei filamenti. Ora mi sono letto tutto quanto l'articolo pubblicato da Lampisetor, che è un noto preparatore di amplificatori, molto bravo fra l'altro. Quindi partirò da quello come spunto e poi farò altre modifiche ulteriori perché ho già visto che ci sono molte cose migliorabili, a partire dal cablaggio che è un po' caotico fino ai circuiti stampati. Adesso lo proviamo e poi vediamo un po' come si comporta. Questo amplificatore ha la caratteristica che può essere usato sia nella modalità triodo che ultralineare. Io penso che lo utilizzerò nella modalità triodo e lo modificherò in tal senso e toglierò anche l'interruttore per commutare da una modalità all'altra, visto che comunque ha una potenza tale per cui anche in modalità triodo è più che sufficiente nel 99,9% dei casi. Poi controllerò le capacità per vedere che negli anni non si siano deteriorate e ce ne sono un bel po'. Poi probabilmente rifarò tutti quanti i cablaggi e questi amplificatori sono noti per avere un discreto ronzio di fondo, quindi probabilmente farò un alimentatore separato per i filamenti delle valvole in modo da alimentarli in corrente continua. Adesso vediamo. Se il problema si manifesta, agiremo in quel modo lì. In questo amplificatore abbiamo molto spazio a disposizione per eventuali modifiche. E un'altra cosa che probabilmente farò è irrigidire il telaio, perché comunque per il peso che ha tende a flettere, perché è di acciaio molto sottile, quindi non è molto sicuro. Probabilmente metterò delle barre di irrigidimento. Già la funzione di irrigidirlo è stata demandata ai fianchetti, che sono molto robusti e comunque quando vengono montati danno molta solidità alla struttura. E anche al fondo, che è sempre d'acciaio e viene poi ancorato in più punti. Quindi adesso vedremo se è il caso di modificarlo anche in transenso o meno. Una cosa che ho notato è veramente bella, e che dalla parte opposta ci sono degli alloggiamenti in acciaio che praticamente non contengono nulla. Vedete? È vuoto. Qua dovrebbero esserci delle induttanze di filtro. Evidentemente non le hanno messe, hanno montato solo i copri induttanza. Adesso vedremo come ormai ci sono, vedremo come impiegarli questi buchi, ci metteremo dietro qualcosa, adesso vediamo. Comunque, ok, procediamo.